Madò, ragazzi, allora, parte non mi avevo ancora Aspetta, ciao a visto. tutti, benvenuti a un nuovo. Eh no, però voglio iniziare così, forse. No, ciao a tutti, Va dai. bene. Una spesa da svuotare, un plan da raccontare, tre decine da organizzare, corri su YouTube, ci sei anche tu. Oh, ci siamo anche noi, eh? Ciao a Ciao a tutti, tutti, benvenuti benvenuti in in un un nuovo nuovo video. video. E soprattutto scusatemi per questi Ma no, capelli. e soprattutto iscrivetevi al canale, Esatto, ma che iscrivetevi c'è al frega di quei canale. capelli? Sei Allora, bellissimo. ragazzi, che dire, siamo stati di là fino adesso a Allora, cuocere. che cosa? Ma allora, stai di vacanze? Sei emozionato? Perché è il tuo video da solo? Che da solo? Tu chi sei? Vabbè, però io non c'entro niente. No, non è da solo, è che Infatti, volevo. vedete che sto mezza fuori perché lui si è messo in mezzo, quindi io sto mezza No, fuori. pensavo che loro avessero Allora, già visto me. no. Ah, e allora. Questo Allora. video è il video che Sì. Luca ha deciso. Luca, nessun Luca è stato costretto. Ha deciso di fare perché l'altro giorno siamo stati da Action, come avete visto nel video Qui, come potete acquisti di vedere, Action. già ci Cioè, io non sono un c'entro, po'. guarda, me ne sto Già andando. ci sono le Nel video acquisti di Action ragioni. Oh, ma da dove sei arrivata oggi? vi abbiamo fatto vedere tutto quello che abbiamo comprato da Action. Sì. Mentre eravamo là, Luca ha espresso il desiderio Non so di perché. fare, infatti un pazzo, di assaggiare tutti i cibi piccanti che abbiamo trovato da Action. Da Action. Abbiamo trovato diverse cose, Sì. una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette cose. Sette. Sette cose molto piccanti in teoria. Molto. E ora Luca le assaggerà Le per noi. assaggerò per voi. Ti dico Sei tutto un po'. contento? Però io sono Ovviamente sempre qua. Ah, abbiamo si è portato pure il latte. del latte che ci aiuterà a. Perché voi dite sempre, quando facciamo i video, che io poi mangio qualcosa di piccante, faccio. E voi dite sempre, serve il latte, non l'acqua, Vabbè, però non ce l'abbiamo mai. lo sapevamo, Visto che è che non ci stavolta la pensiamo. No, situation. lo No, lo sapevamo. so, però non ci penso, non mi porto il latte. Ma visto che stavolta la situation mi sembra grave, abbiamo portato il latte. Allora, ragazzi, io Allora, inizierei. no, intanto fai vedere tutto quello che abbiamo No, e poi. mano a mano faccio vedere. Intanto assaggio mentre faccio Allora, vedere. inizia dalla prima ricetta e vi facciamo vedere anche la preparazione della ricetta. Vabbè, a Ecco. parte i miei capelli improbabili, perché ho fatto la doccia e sono così. Ecco Bubino Chef che ci prepara la prima ricetta piccante, Sì. che è questa, Allora, mac and oggi cheese. andremo ad assaggiare dei piatti piccanti. Voglio far vedere quanto è piccola questa pasta prima della cottura, anche dopo, però prima, fammi vedere dentro. Non sono sicuro. Allora, dentro c'è questa bustina, c'è il formaggio. E la pasta è Fammi questa. Cioè, vedere. sono dei. Che cos'è? Piccolissima! Guardate! Vabbè, comunque questa va Vabbè. fatta bollire che normalmente nell'acqua e poi aggiunto il burro che non abbiamo, quindi senza burro ci mettiamo un po' di Ci latte, mettiamo un po' meglio, meglio perché. meglio perché ti dice pure di aggiungerne un quintale, e poi la bustina. Allora, tutto E ciò. questa è la prima ricetta. Ok, ragazzi, siamo col primo piatto. Il primo piatto incredibilmente piccante, quello come potete vedere il colore. Beh, ma Allora, anche quella non piccante, andiamo a colore. introdurre questa Dai, polvere che viene direttamente da Pistoia, che è arancione. dai. Ma è arancione fluo? Ma anche quella Ma del non tutta? piccante, certo che un po', anche quella non piccante è così, Ok, eh. ragazzi, andiamo a metterci un po' di latte che non c'era nella ricetta. Ma non ce l'abbiamo il burro, ma io niente. Mettiamoci un goccino di latte, non esageriamo, perché Vai, magari. devi amalgamare, se no non te sei cosa, no? Non si scioglie il formaggio. Ma che buono. Senti che profumo formaggiosissimo. Sì, ma questa roba sarà. Ma senti che buon odore. Comunque, posso dire? Vabbè, allora ti L'altra volta dico, se quella non è troppo piccante. Perché io l'ho piccante. mangiata quella dei Cheetos, eh. Allora, se non è troppo piccante, so che tu purtroppo hai una dipendenza col formaggio. Io la mangio Questa potresti questa, mangiarla. perché guarda che quella dei Cheetos sono morta, ma l'ho Allora, mangiata, facciamo così, dopo, quando andremo ad assaggiare, se non è questa troppo assaggio. piccante. Ah, a scatola chiusa? Sì, Io direi questa basta, vado. basta Ma allora latte. lo vedi che il burro non è necessario, E magari gli dà. perché te fanno fa per forza le cose cicciose.
Però si è sciolto bene uguale il formaggio. Ma non è formaggio, è finito così? Sì. Ok. Allora ragazzi, la prima ricetta che andiamo ad assaggiare sarà mac and cheese piccanti, sì, Fleming Hot. E vabbè, questo ricorda anche un po', l'avevamo assaggiato, allora, con questi, dei Cheetos. Questo abbiamo assaggiato, quelli dei Cheetos che abbiamo comprato in Spagna. Credo siano similari. Non la, io ragazzi, prima stavo per leccare il cucchiaio, lei mi ha vietato di farlo. Vai, assaggia. Andiamo a assaggiare questa. Allora, posso dire che io l'altra volta quelli dei Cheetos, nonostante fossero molto piccanti, allora, basta ragazzi, per gola l'ho mangiato in miniatura. Però voglio proprio, no, 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 levalo. È andato ormai. Ah no, non c'erano cani sotto che potevano mangiarlo. Strano, molto strano. Piccava. Oh signore! Ma così tanto? Vuoi provare? No, uno, se provare fai uno, così. Uno. Prova questo piccolo, guarda. Ma se fai così, scusa. Guarda, si sta chiamando Bubina. No, non lo provare. Lo provo o non lo provo? Addirittura subito il latte! Addirittura così? Subito col latte? Addirittura subito il latte? Ma col cavolo che lo provo, scusa, Mi ha devitalizzato la bocca. Te lo giuro. Prova, no. Guarda questa qui. Però scusa, io non me la sento. Prova quello piccolo. Uno piccolo. Subito il latte? Ma è criminale sta cosa. Raga, pizzica, sì. Io voglio riprovare, voglio buttarmi non in questo mondo. Ma fa male, oh! Sì, sì, è una roba. Ah, no, quelli dei Cheetos non erano così, quelli dei Cheetos erano sì, buoni. Mangiati. No, perché voglio veramente, oddio, decretare il vincitore. No, ma è follia! Non vedete che mi lascia il ricordo più malsano. Ma forse perché non ci abbiamo messo il burro? Non può essere, però. Mica questo picca, mi sa che ne andava più latte. Più latte, più latte. Vuoi finirli? Non lo so. No. Beh, a cena li finisci. No, no. E me, ma che se spreca? Ma poi il bagno? Ah, questo è là. Il bagno è là. Vabbè, e questo ragazzi, voto piccantezza da 1 a 10 attualmente. 10! No, non gli do 10 perché sto a parlare e non sto lacrimando, quindi gli do 7. Ma io non pensavo fossero così tanto piccanti. Sì, la lingua rimane vibrante. Seconda ricetta e anche di questo abbiamo la preparazione. Seconda ricetta, Korean barbecue Fleming Hot. Apri, vediamo che c'è dentro. Ma questo sono il tuo balletto. Questa è la voce fuori campo. Allora ragazzi, ci sono due splendide salse. No, senti, una sarà polvere. E squisci. Ma sei scemo, e poi, ovvio. E no, sono tutte e due. E poi all'interno abbiamo le spezie. Ma che no, le spezie, sono spezie queste, che sono queste cose? Sì, aromi. Sono aromi. Cacche di topo. Aromi! E con cacchine di topo, con appunto... Ma perché una è blu e una è rossa? Una è blu, una è rossa, perché lo scopriremo subito. Vediamo. Perché esattamente non lo sapremo mai, poi lo andremo a vedere dopo. Andiamo a tagliare l'angolo per poi inserire all'interno queste splendide salse. Sei proprio un uomo, dai. Vai. Cosa vuol dire? Che se tagli senza tenere gli angoli vanno per terra. Ma sta andando solo una. Perché hai tagliato poco. Perché avevo paura che andavano per terra. Certo. Allora, perché sei un uomo. Perché sono un uomo, va bene. Ecco. Allora facciamo così, tagliamole. Vedi? Sopra il mobile, fatto apposta per sporcare la cucina. Certo. Oh, il questo colore. Sì che pizzica. Questo è sangue. Allora, posso dire, secondo me quella blu non era piccante, quella rossa è piccante. Se tu avessi messo solo quella blu non sarebbe stato piccante. Ma se sono tutte e due c'è un motivo. Però certo, se no non si chiamava otto. Allora, diciamo che questo sembra... Scusa, puoi assaggiarle separatamente dalla bustina per sapere se quella adesso? Rossa... per sapere se quella rossa era piccante e quella blu no. Ma le hai schiacciate insieme? Come fai a saperlo così? Questa è un po' piccante. Questa è molto piccante.
Questa, questa era poca. Qualcosa è successo. Allora, andiamo a girare, giriamoli. Ok, vabbè, questi sono pronti. Andiamo a girare. Mentre gli altri sono pronti e basta. Ah, per tutti quelli che non hanno mai mangiato questa tipologia, no? Questi sono buonissimi, perché tanta gente non li... Compreso te, che per anni non l'hai mai voluto mangiare. Io continuavo a dirti, guarda che sono buoni. Siccome sono uno scettico medio, classico, io posso appunto dirvi a noi scettici, che poi a un certo punto mi sono tuffato e non è male. Allora, che cosa abbiamo qui? Come potete vedere, un po' di liquidino. Non posso, dentro, ragazzi, c'è. Perché c'è il liquidino, quindi... Vabbè, tanto l'avete visto nella preparazione. Vabbè, ragazzi, è la... questo lo puoi levare. Levalo, fallo vedere. Eccolo qua. È barbecue coreano dichiarato... Flaming Hot, anche questo. Allora, questo mi fa gola, però, a vederlo così. Sì? Sì. Cioè, questo comunque sembra meno Flaming Hot di quello, posso dire. Anche se la salsa, quando era entrata dentro, sì, era bella nera. Raga, infatti ho paura, non lo so. Ho paura. Ma perché hai voluto fare sto video? Non riesco a comprendere paura, le motivazioni. Vado. Tanto ormai non senti più niente dopo aver mangiato una forchettata di quello. Piccante, eh? No, sono solo buoni. Senti, assaggia. Non credo. Assaggia. No, insomma, cos'è, c'è la carne? Che carne? Ah, no, non c'era, l'ho letto prima. Fidati, è morto in... Fidati di me, non so. Sì, ma guarda quanta me l'hai data, ma sei matto? Ma fidati, non ti sto dicendo. Ma pizza. Non mi fido, prima mi hai detto assaggia. Ma quella ti ho fatto uno scherzone. Ma perché dovrei credere che questo invece non è uno scherzone? Fidati, sa tanto di comunque sei tu che volevi fare sto video del Giappone. Picca? No, c'è solo un sapore buono, ma non è male, è un'altra cosa, non è male, eh? Però non pizzica niente. Flaming Hot, cosa? Niente, raga, sarà che mi sono cotta con quel coso. Però Flaming Hot per me è un'altra cosa. Infatti ho rimesso in bocca per capire. No, non cioè, pizzica. Quella è l'inferno. Questa raga pizzica? No. Allora, aspetta, facciamo su 5 peperoncini. Quanti peperoncini su 5 peperoncini? Allora, la prima... 5 peperoncini. Vabbè, non mi ha fatto lacrimare, quindi gli diamo 4 peperoncini. Questo è un peperoncino. Ma questo manco uno. Vai. Però sì, da moglie un peperoncino. Ecco qua. Questa è la terza ricetta, chicken sriracha, con 3 peperoncini su 4. Allora, dentro è così, ma è piccante già la pasta, Gesù. E poi c'è la bustina, e per cuocerlo bisogna metterlo in una ciotola, così, prendere la mamma, no, qui pizzica tutto, vabbè, metti quella qua e poi ci aggiungi l'acqua. Va bene, ragazzi. Vai. E che cosa dire? Siamo questo qua con questa ricetta. Questo è 3 peperoncini. Questo su cos'era? 4 era, è sriracha. Ah, ok, 3 su 4. Questo era rosso già quando ho aperto, cioè, senza aggiungere la polverina, la pasta era già rossa. Ah, stasera c'è l'Inter, io non vorrei rovinarmi la serata. È probabile, però. Credo che succeda. Poi io, ecco. Ma perché salgono così dai, tanti? Dai, devi farti mangiare come m'arrabbio. M'arrabbio. Bruce, è l'ora che abbiamo fatti, non so, caldi. È inutile che ci soffi, non è che pizzicano di meno se ci soffi. Questi non li assaggio col cavolo, eh. Questi pizzicano. Erano dichiarati 3 peperoncini su 4. In una scala a 4. No. Sì, questi pizzicano. Te lo giuro. Non ci credo. Questa volta allora, forse... non gli credo. Guarda, prova questo. No, questi pizzicano. No, ma non te lo dire qua. Ma ancora questa storia che non me lo diresti mai. Ma hai assaggiato quello. Appunto. Senti, e guarda cos'è. Che è lì il vagabondo. Dai, un idiota. Guarda, è andata bene.
sì, allora perché sono del tirare. Sei un cretino! Vabbè, che gli dà veramente tre peperoncini? Sì! Più di quello? No. Quello io gli do 5 peperoncini, questo 4 peperoncini. Ecco, sta arriva l'ambulanza, mi stanno a venire a prendere. È vero, un po' pizzica. Ecco, i pompieri per spegnere allora, l'incendio. Ah. A parte i vari schizzi che stanno andando per tutta la sala, per tutto il salotto. È un video molto divertente ed è per questo che farò un'altra sorsata. No, quindi pizzicava. Sei un cretino. No. Ok, ragazzi. Passiamo alle patatine. Abbiamo la sneccheria. Abbiamo due patatine. Abbiamo i popcorn. Abbiamo i il roll tortilla. Un roll di tortilla sal lime e pizzicante. E chili. Secondo me queste sono mangiabili. Forse. Lo splendido pretzel alla pegno, ragazzi, questi sono quelli proprio sempre, quelli che consiglio a tutti, non questi lui. Sono buoni, però mi piacciono quelli con senape. E poi abbiamo la patatina come la Dixie, praticamente la vecchia Dixie al formaggio, solo che questa è al Carolina Reaper. No, è al formaggio, ma al peperoncino. Carolina Reaper. Sì. Vai. Iniziamo da Carolina? Iniziamo da Carolina? Inizia da Carolina. Iniziamo da Carolina. Sentiamo. Allora, l'odore sa di magazzino Bartolini. Non sa di niente. Il magazzino che. Perché magazzino Bartolini non sa di niente? Non sa di niente. Allora, qui posso dire il peperoncino è provato. Che poi queste due le già assaggiate. Queste le vendevamo, mi sa. Queste le vendevamo. Queste sono mais al forno al gusto di formaggio e peperoncino affumicato. Sì che? Pizzicano. Pizzichina, sì. Pizzichina? Pizzichettina? Da, insomma, sì. Sopra poi arriva. Ti rimane il pizzicottino? Mm-hmm. Vuoi provare? No. No, guarda, e tra l'altro tu non hai idea di quale sia la mia delusione nei confronti di quelli là. Voglio capire se lui picca ancora più di questo che ho mangiato adesso. La risposta è sì. Potevi anche non assaggiarli di nuovo. Ora sì. Stai morendo. Sì, salute. Scusa, Tu non capisci la mia delusione, perché io pensavo che stasera avrei mangiato questi. Ah, però scusa, c'ho quelli normali. C'ho sì, no, non è che ce ne sono, ce ne sono tre se tua madre non le ha portate via. Spero. Ah, io voglio questi stasera per cena. Ok, allora, vai. Quindi voto... questi, quanti peperoncini su 5? 3, quindi, no, questo è 4. No, questo è 3. No, lui... sono tutte e due 3. Allora, lui gli avevo dato 1. No, quello non è piccante. 1... 3, 3, 4. Anche se secondo me quello si merita un 5. Ora io andrei... questi, che tanto già li conosco. Il problema è che c'ho la bocca devastata, ma sai, quando hai avuto l'idea di fare un video sulle cose piccanti, te poteva passare veramente che a un certo punto la tua bocca sarebbe stata devastata? C'ho il palato veramente piccante. 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 Vabbè, vai, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede tra poco al bagno. Ma il sapore, cioè l'odore è sempre lo stesso. Cioè non odorano di niente. Mi spiegati no! È un video muto. Di qualcosa! Sei un pessimo divulgatore! Sto aspettando che arriva. Ma che arriva? Dopo che ti sei mangiato quella pasta! Sta arrivando? È arrivato. Mentre aspettiamo, che sento che sta arrivando, vuole dire a voi a casa che in questo video ci sono più cose. Più cose di che? Più cose. Più situazioni. Cioè? Tipo il rumore di uno che mangia e quindi... ASMR! C'è un po' di ASMR. Un po' di svuota la spesa, un po' di ASMR, un po' di assaggio cibi. Cioè, ma in questo canale... Goditevi! Ma in questo canale quante cose vi diamo? Allora, ragazzi... insieme. Spiccano... due peperoncini. Due.
Allora, ci dà, ci dà. Però, però c'è da piano. Vuoi assaggiare la pasta di nuovo per sapere se la pasta è più piccante? No, se no a fine video arriva a 5. Allora, questi. Io farei gli popcorn. Ma questi sono quelli di cui sono più curiosa. Ah, quindi okay. Li lasciamo per ultimi. Ragazzi, le tortillas. Io volevo assaggiare qualcosa, però mi sento inutile in questo video. Oh, belli, fumanti. Madonna, già pizzica il dito? Paura. Vuoi far vedere o stai a fare una cosa tra te e te? Ma che te ridi? Oh, vabbè. Raga, sono così. Cioè, perché è una tortellina e la avvolgono, proprio la stritola. Sono come le fuego, no? Com'è che si chiamano? Le tachi. Ah no, le tachi sono tipo i fonsis. Queste chi ce l'ha? Lidl, mi sa, ce l'ha nella settimana messicana. Pizzicano? Il video sta nel fatto che tu dici se pizzicano. Ma se non lo dici. Ma i signori spettatori vorranno la lealtà, la realtà. Devo assaggiare, devo sentire, devo valutare. Cioè, questo è il momento. Mo che hai valutato? Sto per dirti, assaggiali pure te. Cioè, non. Aspetta, guarda, magari la bocca, guarda, È finito il latte. Finito, vediamo. No. Allora, qui c'è scritto chili lime. Quindi magari chili, è non solo, è proprio... È solo lievemente, ma non è piccante. Cioè, non è... Quello che abbiamo assaggiato finora è tutto molto piccante. Allora, peperoncino via fuoco, quindi boh. Allora, se hai assaggiato questa, poi assaggia quella. Ma infatti... Questa è tutta scena, che... anche nel che la tocchi, ma non... Mangia il pezzino. Piccante? No. Questa no. Vabbè, no. Confronto questa roba, no. Se lo fa. Se lo fa. La gola. Mi brucia la gola. No. Magnatate, allora. Tu sei suonato. No, 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 no. È vero, con gola. Ah! Allora. Si brucia qua. Ah! Non come la pasta, non come questa pasta qui, però. No, non mi piace. Pizzica troppo. Mi brucia la gola. Pizzica, è vero. È arrivato adesso. È arrivato al terzo, scusa. Proviamo loro. Oddio. Ragazzi, qua abbiamo. Ah. Questi sono i più interessanti. Quanti peperoncini? Tre e mezzo. Più dei noodles. Boh, non lo so, non riesco a capire perché anche loro mi stanno facendo un po' male alla lingua. Ragazzi, qui abbiamo dei popcorn al tabasco. Questi sono carini. Questi sono proprio carini perché è proprio tabasco. Cioè, la scritta è proprio tabasco. Cioè, vengono proprio da tabasco. Da tabaschia. Però sono barbecue. In realtà... Sweet chili. Infatti c'è scritto sweet chili barbecue con sapore di tabasco. Quindi non lo so se pizzicano veramente. Sono Jimmy's, ma soprattutto sono vegan. Ma quindi siamo pronti ad assaggiarle, perché l'ultima è l'ultima cosa piccante. Ma poi tutta sta roba piccante chi la mangia, voglio capire. Allora, dentro sono belli arancioni, un po' rossini, vedi. Ok. Ci hanno messo la classica però polvere. Potrebbe essere barbecue. Ora fa. Assaggialo pure tu, tanto non pizzica. E poi dopo un po' fa. Ah sì, però pizzica. A parte che... Che? A parte? Ma che è sta su Sponge? A me? Dopo la pubblicità. Stavo dicendo? Sono tornati in onda dopo la pubblicità. Questi popcorn, adesso tu li assaggerai. No. Fidati. Non sono... Sono assurdi perché sembrano dolci, perché sto sweet è veramente dolce, cioè sono impressionanti, però poi c'è un po' di salato, ma non c'è piccantezza, so
sono buoni, sono strani. Sentine uno. È strano. Stranger. Allora. Sono stranissimi. Sono dolci, senti quanto sono dolci. Tantissimo. Eccolo. Sono dolcissimi. Però arriva il piccante. No, piccante io. No. Però c'è stato cosa dolce che. Allora, capisco. Sono piccanti. Ma sono buoni. Sono sopportabili. Sono strani. Non li mangio. Perché sto male, lo so. Cioè, mi brucia tutto. E. Sono strani. No, però non sono buoni. No, sono strani. Sono un sapore. Non, cioè, è, non un sapore... è una cosa che ricomprerei. Non è un sapore di tutti i giorni, comunque. Gli darei due peperoncini su cinque. No, io glielo uno. Ma dov'è sto peperoncino? Uno lo do a quello. Uno glielo do a lui e dov'è che l'ho dato? La a lui? Zuppa, uguale. No, i noodles sono meno piccanti di questo. I noodles zero proprio. Cioè, Korea barbecue hot, flaming hot, zero. Questi non mi piacciono. Lasciano un sapore strano in bocca. Mettili qua. Là. Allora, quindi la cosa più piccante, vuoi assaggiare di nuovo la pasta per sapere se era alla fine la cosa più piccante? Vai, 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 ragazzi. Davvero? Ma adesso, ragazzi, facciamo la pazzia. Finisco così il video. Ma stavo scherzando! Guardate cosa sto facendo per voi, ragazzi. Scherzavo? Per voi. Non farlo. Ti senti male? Ma smettila, ti bevo un cucchiaio. Ti senti male? Ho una cannuccia, visto quanto sono piccoli. Per voi. Bruce, ti senti male? Io ne ho assaggiato uno, stavo per morire. Di qualcosa. Chiamo i pompieri. Pizzica? Sì, c'ho la... cosa parte? Mamma mia. Belle esperienze, però. Belle esperienze. Vabbè, queste erano tutte le cose piccanti che abbiamo trovato da Action. A onor del vero c'era un altro noodles, però l'avevamo già assaggiato l'altra volta, quello nero, e quindi non l'ho ripreso. E quello sì che era piccante, te lo ricordi? Non come questa pasta, comunque. Yeah, cioè, non comprate questa pasta, no, comprate quella normale. Compratela perché... perché è l'esperienza. Cos'è, la prova di coraggio. L'esperienza. A chi piace piccante, si vanno a mangiare, secondo me. Sì, però secondo me è un piccante sgradevole. Cioè, è troppo piccante. Sì, però ci sta, per chi ama. Il gatto. Ma questo è un uccello, no? No, il gatto. È un uccello. Shh. È il gatto di ieri sera. Va bene, queste erano tutte le cose piccanti di Action. Luca l'ha assaggiata, adesso è un uomo felice e piccante. Allora, mi sono divertito a farlo, però vorrei farne un altro ancora più pesante. Devo okay, cercare. Ci penso io. Voglio fare sfida un accettata. Video ancora più piccante. Sfida accettata. Cioè, mi piacerebbe fare un video con le varie. Sfida proprio... accettata, ci penso io. I vari gradi, okay. I vari passaggi e capire se riuscirò a superare la sfida. Ci penso io. Piccantezza. Ci penso io. Sfida accettata. So già dove andare a prendere le cose. E quindi da questo video dove assaggiamo tutti i cibi più piccanti di Action è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.